mondiale di atletica per il 2024, qual è la sfida anche per la regione, per il Lazio? Rafforzare sempre di più questo grandissimo legame. La Regione Lazio tiene a consolidare questo rapporto passando attraverso tutte le nostre province, quindi Roma, Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone. Non vogliamo che diciamo così, l'onda di entusiasmo che si è creata attorno a questi europei possa finire con il campionato stesso, ma vogliamo assolutamente poterlo prolungare nel tempo, quindi siamo proprio decisi a rafforzare il nostro rapporto con gli attori della fondazione affinché si possano anche poter mettere in campo degli interventi importanti sulle nostre strutture. E posso annunciare che c'è stata anche, dopo un lavoro di confronto con la Sport e Salute, ringrazio anche il presidente Mezzaroma per questa disponibilità, siamo riusciti a portare a casa appunto la disponibilità per investire su due piste di atletica leggera della nostra regione che riguarderanno Latina e Frosinone. Quindi sono particolarmente contenta di questo obiettivo raggiunto. Un'occasione anche per i giovani di crescere in queste strutture rinnovate che dimostra come la squadra sia la più forte di sempre per l'atletica, ma si guarda al futuro. Si guarda al futuro, noi guardiamo tantissimo ai giovani, il nostro obiettivo è quello di rafforzare e legare sempre di più le nuove generazioni ai valori dello sport. Io penso che questa sia la sfida più importante che la Regione Lazio sta cercando di lanciare, lo stiamo facendo mettendo in campo un lavoro enorme che parte dal nuovo testo unico dello sport che approveremo a breve in giunta e che si concluderà nella prima fase, ovviamente, perché questo è soltanto il punto di partenza, con la presentazione del primo piano triennale dello sport della Regione Lazio. Non era mai stato elaborato nella storia della nostra regione e questo è motivo di grande orgoglio per ciascuno di noi. Sempre assessore, come regione state investendo tanto sulla provincia, anche perché di solito è quella un po' bistrattata dal punto di vista degli impianti dello sport, ma le notizie delle ultime settimane ci dicono anche Roma ha un grosso problema a livello di impianti. Secondo lei ci vorrebbe un intervento più coordinato, comune, regione, magari anche nazionale, perché lo sport di base, a dispetto dei grandissimi eventi che si vivono nella capitale, sta soffrendo tanto? Ha perfettamente ragione ed è proprio qui che noi stiamo cercando di fare la differenza. L'assessorato allo sport della Regione Lazio sta puntando molto sul garantire il diritto allo sport. Lo sport di base, questo si può fare soltanto garantendo la presenza di impianti che siano accessibili a tutti. È ovvio che per poter investire su un lavoro così importante c'è bisogno di fare un gioco di squadra, quindi la prima sfida che abbiamo lanciato è stata proprio quella di recuperare il rapporto tra le istituzioni. Devo dire che siamo a buon punto perché abbiamo praticamente avuto la possibilità di mettere tutti attorno a un tavolo, tutti gli attori principali, ed è proprio grazie a questo grande lavoro di confronto aperto continuo noi elaboreremo appunto quello che vi dicevo prima, il primo piano triennale che prevederà anche un intervento importante sull'impiantistica sportiva. Grazie.